Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Innanzitutto mi scuso perché questo video in realtà dovevo uscire ieri, ma causa voce, infatti potete sentire anche oggi che non è proprio che sia proprio parte l'acuto del ciao, è venuto benissimo, però un po' di febbre, un po' di freddo, di qua di là, ho dovuto rimandare il video, ma ciò non toglie che comunque, nonostante siano passati 2 giorni, sono ancora in clima derby, in clima post derby e sto ancora godendo. Estate più primo derby. E niente ragazzi, cioè io immaginavo che le emozioni e le sensazioni provate da casa sicuramente sono forti, però un conto è provare da casa il derby, un conto andare lì allo stadio e vederlo, e cioè sembrava quasi che anch'io stessi ero in campo a giocare insieme alla mia squadra. È stata veramente un'emozione unica. Ero al terzo nero rosso accanto alla curva nord. Quindi ero ancora più adrenalinica perché sentivo ancora più vicino i cori, i tamburi, di tutto e di più. E nonostante fossi comunque al terzo nero rosso, la visuale era veramente bella. Infatti vi annegherò per qualche foto qua. Perché veramente ho avuto una, come dire, una visuale a 360 gradi. Infatti è figo come posto. Cioè io non pensavo fosse così tanto figo, anche perché ho visitato ormai, sono andata a tutti, dappertutto in quello stadio, quindi pure ai concerti, non solo, anzi, non solo per vedere l'Inter, però vabbè. Quindi è stato molto bello, è stato bello. E eravamo praticamente tutti interisti anche al terzo nero rosso. E che dire, è stato molto emozionante. Mi ha toccato maggiormente quando è la curva ha esposto la sua coreografia che... Adesso ragazzi, non è perché io sono interista, però vogliamo paragonare la coreografia dell'Inter rispetto a quella del Milan, che tra l'altro era anche riciclata. Cioè dai, no. A parte che io, che ero al terzo nero rosso, ripeto, di fianco alla mia curva, vedendo la coreografia del Milan, perché ragazzi io l'ho vista proprio in pieno, non avevo capito che fossero due mani così del diavolo che spezzavano i serpenti, pensavo che fosse una corda, cioè... Non è per sminuire niente, però lo ammetto, nella mia ignoranza ho detto ma che è sta roba? Poi vabbè, quando ho visto la nostra... No, vabbè ragazzi, cioè, non... che ve lo dico a fare? Cioè è stato emozionante, veramente, ho detto mamma mia, noi siamo sì in la squadra di Milano. Ma comunque, parere da tifosa interista, lo ammetto. Parliamo della partita. Come si sa, il derby è una partita a sé. E... Come ogni qualvolta che si disputa il derby, si sa che sia l'Inter sia il Milan possono anche aver perso tutte le partite del campionato, ma se vincono il derby, allora automaticamente sono loro la squadra di Milano. Perché è così? Perché è fisso. Fortunatamente il derby l'abbiamo vinto noi, con un gol di Icardi al 92-93esimo. Ovviamente no. Quando mai noi non arriviamo all'ultimo minuto dopo aver sudato mille camicie, mille magliette, dopo aver perso voce di tutto e di più, alla fine arriviamo e concludiamo la partita portandocela a casa. Quindi non solo 3 punti in campionato, ma proprio ci siamo portati a casa il derby. La partita secondo me è stata, non è stata proprio equilibrata, nel senso che l'Inter è stata nettamente superiore rispetto al Milan. Ha avuto un possesso palla nettamente superiore rispetto al Milan, e non lo dico perché sono interista, ma perché è proprio un dato di fatto. Nel primo tempo soprattutto abbiamo creato un sacco di occasioni gol, tra cui un gol di Cardi, dopo forse 10-15 minuti neanche, ci è stato annullato perché è fuori gioco, quindi nulla da dire. Per ragazzi anche lì vedere il gol proprio lì vicino è stato di un'emozione unica. Ma nonostante questo comunque non ci siamo fatti abbattere da questo gol annullato, anzi siamo sempre stati in continuo movimento, abbiamo creato un sacco appunto di occasioni, una difesa spettacolare, interista veramente, Skriniar, favoloso, De Vrij, fantastico. Mi è dispiaciuto un botto per Nainggolan, che ho assistito veramente al fallo, ma soprattutto quando l'ho visto a terra ho detto no, il ninja fuori. Perché si vedeva ragazzi, cioè in campo era veramente sofferente. Infatti quando ho visto che è caduto, poi si è rialzato, è rientrato, ma era un po' tentennato, ho detto mi sa che qua si è fatto male male. E infatti così è stato. Tanto poi da uscire. E se non è rientrato Borca Valero al suo posto.
quel che si voglia dire, comunque Borja Valero ha fatto la sua partita, ok? È un po' ledo, quello che volete, però comunque ha giocato. Credo che tutta la squadra sia stata presente sul campo, ma perché, ragazzi, cioè, se non sei presente durante il derby, quando è che vuoi essere presente in squadra, da oggettivamente? Cioè, il derby è la partita, è proprio la partita del campionato, cioè, quindi, come dico sempre, è una partita a sé. E, che dire, è stato... Niente, cioè a me è piaciuto un sacco l'Inter come ha giocato, mi è piaciuta la difesa, mi è piaciuto il centrocampo, mi è piaciuto l'attacco. Icardi è stato presente perché non si può dire il contrario. È stato comunque un po' spento perché, insomma, come dico ormai da qualche video, non lo vedo proprio al 100% sul pezzo, però quello che doveva fare l'ha fatto e infatti poi ci ha portato in vantaggio un po'. Perché lui comunque è un bomber e l'ho sempre detto, un po' anche perché Donnarumma ha fatto una grande papera, quindi ci ha quasi, non dico regalato un gol, anche perché se vogliamo parlare di regalare gol, cioè Vecino davanti alla porta ha sbagliato praticamente un rigore in movimento, cioè quindi vabbè che la riprendi in Champions Vecino, però anche al derby potevi fare un po' un gol in più, no? Ma comunque va bene così, non sto qui a lamentarmi. Quindi per quanto riguarda l'Inter, veramente credo che siano stati tutti veramente molto bravi. Soprattutto Brozovic, infatti secondo me... Scusate ragazzi, ma sono ancora in masvoglia del derby. Secondo me il migliore in campo è stato lui, perché nonostante abbia fatto comunque qualche errore, ha corso tantissimo. Ha fatto un sacco di passaggi filtranti, era sempre pronto a recuperare palla, era proprio sul pezzo. E quindi secondo me è stato migliore in campo. So che molti mi criticherete perché ho visto già i commenti su vari, su Instagram e sui vari social, però io la penso così. D'altro canto, credo che il Milan in primo tempo sia stato quasi del tutto inesistente. Higuain, boh, Suso, boh. L'unica cosa che mi ha un po', come dire, fatto rodere, e rodere no, però FIFA, ma FIFA tanta, è stato quando è entrato Cutrone, perché ha detto, aia, entra Cutrone, Cutrone ci segna sicuro, segna. Fortunatamente questo non è successo, però nonostante ciò, quando è entrato Cutrone, il Milan ha iniziato ad attaccare. Infatti ci sono stati più calci d'angolo, più, tra virgolette, occasioni di gol anche per la squadra avversaria. Ma a parte questo, ha fatto veramente poco niente. Infatti, Handanovic ha fatto, non dico poco, però fortunatamente non sono arrivate palle in rete, se non una, che tra l'altro fuori gioco. Quindi fuori gioco a noi, fuori gioco a loro, 1-1, palla al centro. In questo caso 0-0 perché sono stati annullati, però comunque non ci lamentiamo. Un po' sono rimasta delusa dal Milan. Paradossalmente, perché ho detto, cavolo, vedo il derby a San Siro, la mia squadra contro i nostri pseudo cugini, e sembrava quasi che l'Inter volesse vincere questa partita e il Milan zero. Quasi, cioè, sembrava quasi spaventato in campo, cioè, non li ho visti spenti, non li ho visti grintosi e vogliosi di vincere, o comunque di portare a casa questa partita. Li ho visti veramente assenti, che a noi sinceramente giova e basta questa situazione, però ci sono rimasta quasi male che il Milan non abbia attaccato, cioè è stato veramente, vuoi che magari noi siamo stati nettamente superiori, di conseguenza il Milan era proprio inesistente, vuoi che secondo me il Milan comunque risentiva un po' dell'Inter ed era anche un po' titubante nell'attaccare. Comunque noi abbiamo nettamente dominato, meritato la partita, meritato di vincere, fortunatamente appunto abbiamo vinto. Quindi è stata una bellissima esperienza, come prima esperienza è stata bellissima. Consiglio a tutti di andare a vedere il derby una volta nella vita perché cioè, ve lo assicuro, vederlo da casa è bellissimo, ma vederlo allo stadio è proprio meraviglioso. Quindi al di là che vedere una partita comunque allo stadio a San Siro è fantastico, ma proprio vedere il derby è una roba che secondo me, da tifosa, non ti dimenticherai mai. E quindi niente, ragazzi, questa è stata la mia esperienza al derby. E
mia esperienza personale, ma soprattutto abbiamo vinto, abbiamo portato a casa la partita, quindi non solo per la partita, non solo visuale favolosa, ma per di più abbiamo anche vinto, ragazzi, meglio di così. Ora guardiamo avanti, ci aspetta Barcellona e lì sarà veramente veramente tosta, però anche lì non c'è Messi. A loro manca Messi, a noi manca Ringolan. Non dico che si equivalgono, però in campo sono proprio due che secondo me potrebbero fare la differenza. E qui lo dico, qui lo nego, cioè secondo me se Ringolan fosse stato presente i 90 minuti della partita, anche solo i 70 minuti al derby, sicuramente avrebbe segnato un gol entro il primo tempo. Ve lo dico, poi magari no, però secondo me sì. Questo è il mio video del derby. E ragazzi, sono ancora emozionata, cioè vedo ancora la coreografia, ho ancora la coreografia impressa nella mente e tutto il boato di San Siro quando ho segnato Icardi, cioè è stato, è stato veramente fantastico, cioè io sono ancora lì con la testa, ve lo dico. E niente, un bacione a tutti. Ah, volevo salutare Senima Power e Tic Chiara C, quindi ciao ragazzi, e vi invito inoltre, se voi volete essere salutati in uno dei miei video, di scriverlo qua sotto nei commenti, nel commento o nei video successivi. E volevo mandare un bacione grandissimo a Max Astrale. E quindi niente, ragazzi, io sono ancora contenta, ancora emozionata, praticamente la mia faccia è così. Spero di aver beccato bene l'inquadratura. A parte questo, ragazzi, sempre solo forza Inter, c'è poco da fare. Un bacione grande a tutti. Ciao ragazzi.